Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Finalmente iniziamo i Vlogmas. Non vedevo l'ora che arrivasse questo momento. Ero un po' timorosa, come vi ho spiegato nell'ultimo video, che penso sia forse uno dei video più lunghi di tutto il mio canale. E io faccio questo lavoro, sto su questa piattaforma da tipo 12 anni probabilmente. Non vedevo l'ora di iniziare i Vlogmas, ma allo stesso tempo sono un po' timorosa perché sì, non so bene a cosa aspettarmi. Comunque vi ho già detto tutto in quel video. Se ve lo siete perso, andatelo a vedere. Oggi giornata uggiosissima, cominciamo con questo dicembre veramente in maniera grigia, letteralmente ora vi giro, ma c'è la condensa sui vetri, non so quanto si vedrà fuori. Ecco il panorama, è quello che vedo all'esterno. Tra l'altro devo assolutamente lavarmi i capelli, ieri sera sono uscita, mi sono tenuta le mie treccine perché ho detto vabbè mi metto a letto punto basta, però dovrei lavarmi i capelli, soprattutto in una città come Seoul che è veramente piena di smog e i miei capelli non si sono mai sporcati così tanto come da quando vivo qui. Se venite fateci caso, soprattutto se state magari un periodo un po' lungo. Comunque, ieri appunto siamo uscite, mi sono fatta il mio autoregalo di Natale. Già iniziata l'era autoregali di Natale, come se io non me li facessi tutti i giorni, ma dettagli. Questa cosa dovevo farla perché sono andata a comprare il regalo per fidanzato e poi ero lì, avevano il mio numero. Che fai? Non ti prendi qualcosina? Questo paio di scarpe che io già ho, ormai ce l'ho da un po' di tempo, è bello disastrato e vi faccio un po' vedere. Ecco qui la busta incriminata e il paio di scarpe è questo. Il problema è che non mi ricordo mai se queste sono le mie o queste, perché come vedete abbiamo tre paia di Dunkle, perché due sono di Jenna, perché un paio l'aveva lasciato qui e un paio l'ha comprato nuovo, perché lei dice quello è il suo paio da pioggia e questo qui è quello, diciamo, appunto che vuole mantenere un po' più nuovo. E queste qui sono le mie, che come vedete sono tutte disastrate, quindi vabbè, ovviamente me le tengo e vi faccio vedere quelle nuove. Ripeto, sono andata in realtà con tutta un'altra intenzione, non volevo comprare niente per me, dovevo solo fare il regalo e c'era anche un po' di sconto del Black Friday, insomma, tipo il 5%, bellissimo. C'è raggiunto anche signor Puzzetta Cane, sta aspettando che la zia si svegli, è lì davanti alla porta così, per ora non se ne parla. Sto aspettando anch'io che Gianna si svegli così mi posso lavare i capelli, perché sennò il bagno poi ci mette un po' per asciugarsi. Comunque le scarpe sono appunto queste, che sono le Dunkle Retro. Ho preso il 41, stesso numero che avevo anche prima, modello sempre uguale, bellissime, classicissime. Questa è tipo la scarpa che dovrebbero avere praticamente tutti perché è meravigliosa. Queste qui le ho pagate 126.000 won, quindi sono tipo 100 euro. Con questo Black Friday mi hanno scontato quasi 7.000 won. E ieri ho comprato anche altre cosettine. Questi qua in realtà sono tutti regalini, cose che devo portare in Italia. Quindi non ve li faccio vedere perché quando li darò magari vi registrerò tutto a parte. Altra cosa che dovremo fare oggi, se riusciamo ad uscire in tempo, perché io adesso vabbè mi sveglio come sempre, lavoro, faccio cose, comprare l'albero di Natale. Perché come sapete ho ricevuto la televisione e qui c'è questo angolino dove volevo mettere un mini alberello. Niente di che, perché qui in Corea il Natale è principalmente una festa per coppie, non lo festeggiano ovviamente come lo facciamo noi, anche perché lo sappiamo tutti, il Natale è una festa cristiana e qui in Corea ci sono cristiani, ci sono le chiese, funziona in modo diverso perché in realtà le chiese qua in Corea sono tutte private, quindi bisogna pagare una sorta di abbonamento mensile, fa strano dirlo, però così, per avere il proprio posto nella chiesa di quartiere. Molto spesso sono molto costosi questi abbonamenti, diciamo. E infatti, quando vedete le chiese, sono tipo super mega di extra lusso, non tutte, però la maggior parte proprio perché vengono finanziate dai vari membri, insomma. E quindi sì, c'è chi festeggia il Natale, però ecco, principalmente essendo una festa un po' estranea a loro, la vivono in un altro modo. Prima cosa da fare oggi, sistemare i panni e anche cibare il cagnolino. Intanto ci sistemiamo questi, che poi oggi dovrebbero arrivarmi anche gli asciugamani nuovi.
nuovi, perché io ho soltanto questi piccoli, però mi rendo conto che se viene qualcuno, tipo appunto adesso c'è stata Jenna, io non ho gli asciugamani da doccia, ho il mio accappatoio, ok, perché l'ho portato dall'Italia, tra l'altro adesso poi che vado mi porto via l'altro mio accappatoio, quello un po' più fatto meglio, perché questo è tipo quello che usavo quando andavo in piscina, cioè quelli di microfibre, insomma, perché era più leggero da portare, però se ho spazio appunto porto anche l'altro. Quindi non ho asciugamani grandi per magari dargli agli ospiti, quello che è. Tra l'altro si sono macchiati questi qua e non ho ancora capito con cosa, cioè da dove nasce questa macchia tipo giallina, non capisco. Ho usato qualche prodotto con qualche pH strano, perché non ho idea. E io questi li uso solo per il viso, quelli che appunto magari ho dato nel corso del tempo per il corpo li tengo tutti da un'altra parte, perché mi fa schifo, giustamente, dopo che ti sei asciugato, insomma, le robe lì non è che io me le voglio mettere in faccia, giustamente, no? E spero su questo siamo tutti d'accordo. Quindi ora metto a posto queste cose e pomeriggio volevo andare a vedere Hunger Games al cinema, il film nuovo, di cui in realtà io sono venuta a conoscenza tipo forse 1 o 2 mesi fa, che questo film sarebbe dovuto uscire, perché prima mi ero totalmente persa questa news. E io adoro il film di Hunger Games, mi piace veramente tantissimo. Non ho mai letto il libro questo qua, Il canto dell'usignolo e del serpente, però il film mi incuriosisce. 3 ore di film, un po' meno, però voglio cercare di andare. E so che a Ross piace questo film, quindi stavo aspettando che lei fosse libera, perché poi il weekend solitamente, visto che siamo tutte un po' sistemate, fidanzate eccetera, ci vediamo con i rispettivi fidanzati e noi ci vediamo invece durante la settimana. Ora le ho scritto per ricordarle questo fatto, vediamo se appena si sveglia che mi risponde andiamo, oppure devo aspettare un altro giorno, perché sincera non ci voglio andare da sola, è anche un po' per fare qualcosa, perché poi con questo tempo, queste temperature, che questi giorni stanno un po' risalendo, ma siamo arrivati già a -7, cosa fai se non questo genere di attività al chiuso? Quindi anche per, insomma, far uscire un po' lei di casa, perché poi qui in Corea siamo come una piccola famiglia alla fine, no? Non è che siamo tantissimi e cerchiamo di organizzare il più spesso possibile. Tra l'altro, tra un pochino Jenna se ne va via, infatti questo weekend è il suo ultimo weekend e lo passerà insieme al suo fidanzato, giustamente. Poi il lunedì dopo lei parte. Oddio, non mi ricordo se è questo weekend o quello dopo. Vabbè, con Cosco, perché a fare piani, programmi, non mi sembra il caso, che già io sono mezza fusa. Come vi ho già spiegato, questo fatto di dover venire in Italia per me è un po' destabilizzante, più che altro perché è come se la mia mente fosse già proiettata a quell'avvenimento, quindi adesso tutto ruota in funzione appunto di venire in Italia, quindi anche il fatto di dover fare le valigie, cioè a chi va a fare le valigie? Di certo non a me, visto che già ho speso un botto di soldi questo mese in particolare, vi giuro, penso sia stato il mese in cui ho speso di più da quando vivo qui in Corea, perché assistenza sanitaria, spesa appunto dei regali, bollette, insomma cose normali, l'affitto della casa. Quindi niente, finisco di fare queste cose e aspetto che l'amica si svegli. Ah, tra l'altro mi sono cotta pure il mio polletto qua, quindi adesso lo devo poi sistemare. Sto guardando il vlog di Cheryl che sta in Giappone, non l'avevo visto, sto recuperando un po' di video e voglio andare a Tokyo. Voglio andare in Giappone. Non lo so. Presto. Siamo così vicini, ma così lontani. Comunque, mi sto preparando il pranzo nel mentre mi sono anche lavata i capelli. Cosa offro il menù oggi? Finalmente ho tagliato il pollo, quindi posso tornare a fare le mie amatissime tortillas. Non lo so perché è una delle mie cose preferite. Cioè, mai mangiate, o meglio, sì, quando facevo tipo le cene messicane in Italia. Però, non lo so, qua mi danno una vibes bella. Non ha senso. Ha senso, boh. Vi faccio vedere come le assemblo. Allora, io prima scaldo questa al microonde. Poi ci metto un po' di mayo. Questa salsa super piccantissima della Bulldog. Infatti metto tipo 1 o 2 goccine. E fine. Col retro di un cucchiaio vado a spalmicchiare. Guardate quanto è rossa questa salsa. Però ci sta bene, non vi preoccupate. Anche perché il pollo l'ho soltanto bollito, cioè non ci ho fatto niente. Poi ci metto l'insalatina. E il mio pollo che ho tagliazzato. Ce lo metto sopra così. Vi giuro, provare, perché è super semplice. Se poi vabbè avete l'avocado, ce lo mettete. Ma io ce l'ho l'avocado. È un po' un brutto avocado, ma datemi il tempo di ripulirlo, diventerà carino. Ora sono passata a Progetto Happiness, che anche lui è in Giappone. Cosa posso fare? Sarà un segno. Qua devo sistemare le cose rimaste e nel mentre sto anche lavando i piatti.
fatti, eccoci qua. Alla fine abbiamo deciso cosa fare oggi, quindi andiamo a fare shopping natalizio da Daiso. Cerchiamo di andare a quello più grande, ci dobbiamo un po' spostare, ma ne varrà la pena. Sono stata solo una volta quando ero appena entrata qui in questa casa, quindi mi servivano più, diciamo, robe un po' più particolari rispetto al Daiso, quello di quartiere, che magari è un po' più piccolino. E quindi vi porto e facciamo un giretto insieme, e poi vi faccio vedere cosa compro in questo shopping natalizio. Mica dietro, rieccola. Oggi ho detto non si vuole mostrare perché non è in condizioni, quindi sentirete la sua voce probabilmente. Poi stasera ci guarderemo un filmino qua, perché ragazzi, allora, noi altro segno divino. Jenna mi ha detto: no, apro TikTok questi giorni e ci sono le scene di questo film. È uscito il remix con Justin Timberlake della canzone di JK, e l'altro giorno stavo sfogliando Netflix e ho detto: no, voglio troppo rivedere questo film, In Time, uno dei miei film preferiti, uno dei tanti miei film preferiti ovviamente. E abbiamo fatto 1 più 1 più 1 fa 3 comunque, non 2 ma fa 3. Quindi riceviamo continuamente segni e dobbiamo farlo. Ok, stavo per asciugarmi i capelli e è arrivato il mio ordine da Coupang. Finalmente degli asciugamani grandi da doccia, come vi dicevo. C'è anche l'acqua fuori che mi hanno portato. E una cosa extra, che adesso sorprenderò Jenna, perché vi ho detto, no, che adesso sto facendo ricrescere il mio colore e non posso rifare la tinta, quindi devo andare in giro con questa ricrescita. Quindi mi sono detta: cosa fare, cosa non fare? Visto che indosso sempre i cappelli, ho detto: proviamo a comprare questa cosa. Quindi ora me la metto e lei rimarrà super sorpresa. Praticamente è il sogno della mia vita, un cappello con la parrucca attaccata. Vi giuro, no ragazzi, vi giuro. E ho preso questo colore che, come vedete, è più chiaro, questo è un castano. Io volevo uscirci comunque, non credo uscirò mai con questa roba. Mi turba troppo che questa etichetta sia di lato e non davanti. Vediamo la reaction. Jenna, where are you? Prega. No ragazzi, vivendo la fantasy. Stiamo aspettando l'auto. Ragazzi, no, non avete capito. C'è il cane del vicino che Jenna ha incontrato l'altro giorno. Ok, noi ripetendo il nome del cane in ascensore, diciamo, non sarà mai lui che starà prendendo l'ascensore al piano di sotto. Noi, qual è il nome del cane? Dun, dun, dun. Si apre la porta, dun. No, mi prego. Io e la mia amica, oggi non lo so. E quindi è stato un po' imbarazzante, però il padrone aveva le cuffiette, per fortuna non ci ha sentito. Comunque, a parte questo, stiamo andando da Daiso aspettando i nostri magnifici auto che passano. Vediamo cosa ci aspetta, spero di trovare le cose di Natale. Siamo arrivati al Daiso gigante. Vediamo cosa ci offre. Questa è la fermata della metro Balsan, uscita 6. E c'è l'entrata. Oh, le cose di Natale. Jenna, yeah, maybe, maybe. Yeah, yeah, yeah. Io prenderò questo perché è Kitty, sì. Wow, guardate quante cosine. Ora vediamo tutto. Ci sono quelli piccolini che si possono mettere anche sull'albero, che sono bellissimi. Questi li prendo. Stiamo cercando l'alberino di Natale piccolino, così. Ah, yeah, but super little. Yeah, but it's perfect. Yeah. Are they all the same? Yeah, they're so all the same. So they just have the green one and the white one? Yeah, but you don't want the gold, right? Oh, no, of course not. Guardate questo cane, ha una collarina di perle, ragazzi. Le vostre amiche sono pazze. Stiamo andando in un altro Daiso perché noi vogliamo il peluche dell'albero di Natale e non l'abbiamo trovato in questo. Malissimo, non si fa. Comunque io sono uscita con i capelli che mi sono solo asciugata. Guardate la crespitudine. Ragazzi, qua hanno più cose. L'albero di Natale l'abbiamo trovato. E c'hanno anche questi in più, aspettate. Questo oggettino magico. Scusatemi. No, this one is so perfect. This is the cutest one, yeah. Richiamo il supermercato. Siamo ottime entrate. Io non vorrei prendere niente, anche se ho già preso il cavolo. Però, letteralmente, ho preso un cavolo. E ce lo facciamo andare bene. Però, ma quanto sono carini questi supermercatini, vi prego. Cosa abbiamo? Tutte le bevandine. Dai, queste robe super cute. Basta, sono
sono piena. Stavo guardando il mio stesso vlog perché mi ero ricordata che non l'avevo ancora controllato. E mentre che la mia amica qui sta cercando di mettere a posto tutte le sue cose, tanto sta parlando al telefono. Sì, sì, sì. Mi metto un po' di ansia. Devo essere onesta. Non so dove metterà. Tipo tutti quei vestiti, per esempio. Comunque il nostro armadio sempre molto colorato. Forse il mio è più colorato del suo, attenzione. In tutto ciò sono quasi le 8 e io vorrei mangiare, però non posso passare. Quindi ho fatto in tempo a mettere la lavatrice, dei panni bianchi, insomma. E devo ancora farvi vedere tutte le cose che ho preso dai. Però appena finisce di parlare al telefono, ve le faccio vedere. Allora, visto che Jenna non accenna a finire la sua telefonata, faccio prima a mettermi qui dentro e nel mentre sta cucinando la carne, se sentite l'aspiratore, e vi faccio vedere l'haul magico natalizio di questo Daiso. Ovviamente alcune cose non ve le posso far vedere perché sono regali, perché magari la gente poi guarda i video. Questo qui è il famoso alberello di Natale, che non so bene ancora se regalarlo a qualcuno o tenerlo per me dopo la fatica fatta. Molto bene. Ami si è chiuso qua dentro insieme a me, apparentemente. Ha appena fatto la sua pappa, è tutto pieno, vero? Poi, questi qua sono le lanternine. Ne ho prese in entrambi i modi, questa bianca e questa verde. Poi, queste qua le voglio dare a mia madre, perché contate che lei a Natale è l'unica che si mette i cerchietti, tutte le robe, quindi due belle antennine. Poi ho preso questo pupazzetto che è meraviglioso. Li faccio vedere perché non sono ancora bene a chi regalarli, quindi vabbè, nel dubbio io li faccio vedere. Ma sono stupendi perché li potete appendere anche all'albero volendo. Questo qui invece più grande, credo che verrà dato al signor fidanzato, lo faccio vedere perché tanto non mi capisce. E seconda cosa, non credo guardi questi video, non va bene, dobbiamo un attimo ammaestrarlo. Questo è un altro di quelli piccolini, ne ho presi un po' di questi albero di Natale perché secondo me sono i più pucciosi. Poi il mio alberello che faremo appunto in uno di questi vlogmas, lo sapete, l'albero da noi in Italia si fa all'8 perché Immacolata Concezione, bla 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 bla. Non so quando lo farò, perché volevo farlo insieme a Jenna e se poi le va fuori, ma abbiamo un po' delle tempistiche particolari, quindi staremo a vedere. Però molto carino. Però visto che non mi piacevano queste palline, alla fine ho comprato anche questo kit che ha le palline un pochino più argentate, un po' celestine, le stelline e anche la fila di perle. Un altro di questo pupazzetto e c'è anche questo. Ah, comunque in totale ho speso 62.000 won, credo siano intorno ai 40, ah era 44 euro. Poi la carta per rappare tutto quanto, fazzolettini che aggiungerò a signor fidanzato, questi di Winnie. Più che altro c'è tutta una storia perché questo va sempre in giro, la sua borsa, non c'ha mai fazzoletti e le salviette umidificate, quindi corre ai ripari. Ah, questo l'ho preso per me perché è un tagliaverdure, lo voglio per la cucina, ok. Questo anche da mettere insieme a per signor fidanzato, che sono questi cosi al cioccolato. Poi queste cose le ho prese per la Julix, le ho preso un po' di snack, un po' di robina da mettere. È anche stato il suo compleanno e ovviamente non le ho potuto dare nulla. Salviettine, queste qua sono quelle tipo igienizzanti che uso per il telefono. Altre dolciumi per Julix e altri dolciumi ancora, però questi sono i Dalgona. Ah, questo cappellino mi piace un sacco, questo colore, perché è un lilla e la cosa bella è che dentro è foderé. Bellissimo questo, eh? E costa pochissimo, tipo un euro e qualcosa. Questo sempre per la Julie, perché io so già che impazzirà quando lo vedrà. Questo è per la mia cucina perché non ho il sottopentole, e questo qua è il tappo per i tè. Questi sono sempre per me e il signor Winnie. Uno lo tengo in borsa io e uno lo tiene in borsa lui. Guardate che carino, cioè. Ma chi è che pensa a tutte queste robe? Celeste e rosa, adoro. Poi alcune bustine per i regali. Eccole qua, molto graziose. Questi qua sono i pad riscaldati. Un bigliettino regalo e un altro un po' più grande. Questo in realtà è una mollettina, per chi se la vuole mettere in testa, oppure... Qua dice di metterlo sui pacchetti regalo, ma io non sono una di quelle che fa i pacchetti regalo super belli, quindi ciao. E queste bustine troppo graziose con Babbo Natale. Questo è stato tutto il nostro haul natalizio. E poi mi vado a godere la cena, così poi ci possiamo vedere il nostro filmetto. Questo è il film che vogliamo vedere. Già non sto ancora parlando. 2 ore, ragazzi, a 2 ore. Questa è la mia cena. Questa è la mia cena. Mi sono fatta il pipi man con l'uvetto e la sua carne che è stata gentilmente offerta.
E doccia fatta, a mio portato, fatemi accendere qua la mia lamp che tutti adorano. Mettiamo anche il timer. Oggi è l'una. Ragazzi, abbiamo fatto presto. Ah, mi ha portato fuori, doccia fatta, sono pronta per coricarmi. Grazie per essere stati con me in questa giornata e ci vediamo domani. Ciao!